Buongiorno, allora vi ringrazio per l'attenzione, qui è un onore essere invitati alla TEDx e esprimervi e presentarvi delle idee, diciamo, sulla luce, sul campo elettromagnetico. Allora proviamo a vedere. Allora, parleremo di vorticità elettromagnetiche. Io mi sono formato come astronomo, poi con laurea in con la dottorato in fisica teorica, quindi sono passato da cielo a particelle, a relatività e tutto il resto. Quindi quello che vorrei comunicarvi è una cosa, un approccio un po' diverso dall'astronomia, per esempio, e poi con le applicazioni immediate al quotidiano. Quello che è interessante è quando noi riceviamo dagli astri, dalle stelle, quando usciamo a vedere le stelle, riceviamo tutta l'informazione, quasi tutta, diciamo, dalla luce che ci arriva. E la cosa più interessante, più bella nell'analisi, per esempio, che fa un astronomo, è analizzare in dettaglio la luce che ci arriva dalle stelle, perché noi non possiamo andare lì, a meno di non andare nei pianeti più vicini del nostro sistema solare. Allora, cosa facciamo? La luce è il principale vettore di informazione, quindi di solito utilizziamo l'intensità, le famose magnitudini, la lunghezza d'onda, quindi il colore, la spettroscopia, per identificare le specie atomiche o la composizione chimica delle stelle, oppure la polarizzazione per mettere in evidenza certe proprietà del campo elettromagnetico, perché la luce non è altro che una manifestazione del campo elettromagnetico, e vedere se ci sono, per esempio, polveri, oppure presenza di plasma interstellari che riescono a polarizzare questa luce, ma ne parleremo fra poco, in breve esempio. In particolare ci sono altre proprietà della luce che non sono tuttora utilizzate. Una di queste, e quella di cui vi parlerò adesso, è il momento angolare orbitale. Questa parola un po' roboante non ha altro che un'applicazione ben nota qui in Ducati. Quando voi andate in moto, il momento angolare della ruota è quella che vi tiene su. Più veloci andate, quando li vedete andare in pista e buttarsi su in piega, è il vettore proprio del momento angolare che vi tiene su e tiene sulla vostra moto, e siete voi col vostro peso a buttarvi giù e praticamente a giocare con il momento angolare generato dalla materia della vostra ruota. Anche la luce ha queste proprietà. Allora, la luce è essenzialmente un'onda elettromagnetica, quindi noi vediamo solo un piccolissima porzione, che è lo spettro visibile dal violetto al rosso. Poi abbiamo infrarosso, radio e ultravioletto X e i raggi gamma. Tutto questo derivava da una formulazione molto elegante fatta da Maxwell nel 1863, se mi ricordo bene. La polarizzazione, per esempio, è un'orientazione, una proprietà spaziale di oscillare del campo elettromagnetico su un piano particolare o in modo levo-giro o destro-giro. E in questo modo possiamo utilizzarla, per esempio, per realizzare i famosi film 3D. Utilizziamo una polarizzazione su un piano per uno e una per l'altro e riusciamo a creare un'immagine tridimensionale virtuale. Però c'è un altro grado di libertà che viene fuori, per esempio, veniva fuori all'inizio da queste proprietà dei laser, si chiamano modi di cavità. In pratica questi laser hanno delle proprietà di avere anche un campo longitudinale e generavano delle tracce spaziali della luce. Quindi la luce, essendo vista soprattutto come un'oscillazione nel tempo del campo elettrico, la possiamo anche domare, in un certo senso, con una proprietà spaziale di vorticità. Quindi si possono generare con delle lenti particolari, fatte come delle scale a chiocciola, le vedrete dopo, quando quelle che abbiamo realizzato in radio, e imprimere un moto vorticoso nello spazio di una lunghezza d'onda. Quindi, pensando a più dimensioni, pensiamo alla dimensione temporale e spaziale, oscilla nel tempo, quindi ci dà un colore, e in più può
avere una torsione nello spazio, quindi generare momento angolare. E una traccia di intensità, quindi l'intensità può essere così un semplice beam gaussiano, cioè un semplice punto come questo puntatore laser, mentre se ha vorticità può generare una ciambella, perché all'interno non è definita una fase, quindi la natura molto saggia non va a creare una singolarità di fase, ma semplicemente il campo si spegne all'interno. La cosa più bella è che se mettiamo una nanoparticella qui, sono stati fatti vari esperimenti, questa particella comincia a girare come una frizione fatta solo di luce. E queste ci sono varie prove sperimentali fatte e vengono usate in nanotecnologia, in biologia, per gli optical tweezers, gli optical spanners, per spostare sul vetrino del microscopio vari elementi e vari campioni. Allora, questa proprietà in pratica ricorda un po' il fatto che la luce è fatta come fusilli o che i fotoni, come dicevo io, sono ubriachi. Cioè il fronte d'onda è codificato in fase come una scala chiocciola e queste proprietà della luce sono codificate se stesse in numeri naturali. Quindi ho vorticità 0 nella luce normale, 1 se ti si attorciglia una volta nello spazio di una lunghezza d'onda, 2 e così via fino all'infinito. E ci sono varie prove sperimentali ad accertarlo. Per prendere, come si dice, per prendere confidenza con il formalismo vero e proprio, è un po' dura prendere l'approccio di Feynman, della meccanica quantistica, dell'elettrodinamica quantistica, perché quando si tratta di un fascio a molti fotoni, è più facile paradossalmente utilizzare il formalismo di Ettore Majorana, che aveva lasciato nei suoi ultimi appunti prima di sparire nel 1938, dai quali ho preso parecchia ispirazione. Infatti anche nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto sui neutrini, che va un attimo fuori dal discorso, abbiamo preso un formalismo di Majorana e si riesce a far fittare tutto quanto il paradosso, pseudo paradosso di quella misura che dicono di aver trovato. Allora, in questo caso, le equazioni del campo elettromagnetico di Maxwell assumono una valenza quantistica particolare e si riesce benissimo a descrivere la vorticità. Siamo riusciti a farlo su un lavoro interessante. Applicazioni. Allora, da astronomo mi interessa vedere più dettagli possibili, per esempio col telescopio spaziale, perché in orbita posso mandare solo un telescopio di una certa grandezza. Siamo riusciti a dimostrare matematicamente, numericamente e sperimentalmente di poter aumentare di un ordine di grandezza, cioè almeno di 10 volte o fino a 50 volte in caso di luce coerente, la possibilità, la proprietà di qualsiasi strumento ottico di vedere dettagli. Quindi abbiamo simulato due stelle vicine e abbiamo superato con i vortici quello che si chiama criterio di Rayleigh, che sembrava una barriera quasi impossibile, non è una legge fisica, è un criterio, ma da domare. Quindi la prossima applicazione che andremo a brevettare sarà sui microscopi, e questa non posso dirla perché è ancora in fase di brevetto. Abbiamo cercato di applicarle all'astronomia. Questi sono i primi vortici che abbiamo ottenuto da una stella doppia, quindi li abbiamo dispersi nello spettro per avere nelle varie frequenze per avere più informazioni, e si vede già il buco al centro che indica una certa vorticità. Questo ci interessa per vedere se abbiamo delle possibilità di domare la luce dalle stelle, cosa assai difficile perché c'è poca luce, ci sono pochi fotoni, e poi l'atmosfera e la collimazione col telescopio e tutto il resto rende l'impresa un po' difficile, perché tutto è bello quando è sulla carta, poi quando vai fuori o in laboratorio o peggio al telescopio, delle volte hai un colpo solo e poi non puoi più replicare l'esperimento, perché ci sono dei fenomeni transienti come esplosioni di supernove eccetera, che se perdi quella, ciao. Essenzialmente è quello il concetto dell'astronomo. Allora, al telescopio di Asiago, che è un vecchio telescopio, abbiamo messo su questo baracchino qui e siamo riusciti a ottenere i primi vortici, e quello che ci interessa è di vedere cosa possiamo ricavare da queste informazioni, che informazioni dall'astronomia. Prendiamo per esempio una galassia blu distantissima e c'è della materia, per esempio ammassi di galassie e tutto il resto, e noi siamo qua sulla Terra, Via Lattea,
possiamo vedere o se c'è della materia, per esempio, come vi dicevo, vedere se ci sono delle distribuzioni di plasma così che danno delle tracce alla luce che la attraversa, e quindi riusciamo ad avere un'informazione sulla distribuzione di plasma o dell'atmosfera, eccetera, eccetera. Potete immaginare anche le applicazioni in vita quotidiana, con il momento angolare orbitale della luce. In pratica riusciamo a ricavare l'informazione dalla fase e abbiamo un'idea di che cosa l'ha riflessa o cosa ha attraversato. Un esempio è la lente gravitazionale. Per esempio, sapete che la gravità riesce anche a curvare la luce. È stata la prova nel 1919 fatta da Sir Arthur Eddington con Einstein. È stata la prima prova della relatività generale. Allora, questa è un'immagine reale di una galassia blu, che si vede l'immaginina, e questa viene tutta spappolata ad archi da questo ammasso di galassie. Quindi dalla distribuzione della luce della galassia blu riusciamo ad avere un'idea sulla materia oscura e sulla materia visibile che c'è all'interno delle galassie. Col momento angolare orbitale, come siamo riusciti a dimostrare su Nature Physics recentemente, è un calcolo teorico, riusciamo a vedere anche la rotazione di questa lente e quindi la torsione del campo gravitazionale e misurare la vorticità imposta da un buco nero rotante. Ed è un test per la relatività stessa. Ci sono anche delle applicazioni pratiche e le abbiamo realizzate subito. Se riusciamo a ricavare informazione dalle stelle, possiamo anche utilizzare lo stesso principio per trasmettere. Quindi, se questi sono stati indipendenti nella stessa frequenza, possiamo immaginare di costruire un canale di comunicazione per ciascuno degli stati di occupazione spaziale legati al momento angolare orbitale. Sono degli stati quantizzati, dei canali naturali all'interno della stessa frequenza. Lo stesso su Nature siamo andati un po' più tardi con l'annuncio dell'esperimento che siamo riusciti a fare a Uppsala, in Svezia, questo il dicembre del 2010, nella camera anecoica più grande che c'è in Europa, siamo riusciti a generare il primo vortice radio nel Wi-Fi. Questo era quello che ci si aspettava, questo è lo sperimentale. Quindi possiamo trasmettere informazione via radio e creare un canale artificiale di trasmissione in radio utilizzando le vorticità. E abbiamo fatto effettivamente, ci siamo fatti dare Palazzo Ducale a Venezia e l'isola di San Giorgio, abbiamo fatto un esperimento dimostrativo a 500 metri di propagazione di distanza circa. Ecco, qui era l'isola di San Giorgio dove abbiamo messo il trasmettitore e qua avevamo tutto Palazzo Ducale come base di ricezione e riuscivamo a leggere due canali di dimostrazione, uno senza vorticità e uno con vorticità, sulla stessa frequenza. Avevamo anche un membro della Svenska Akademien che era venuto ad osservare, vari amici esterni come Sir Michael Berry, che è stato il primo a ipotizzare la vorticità elettromagnetica nel 75, e altri scienziati, per validare questo esperimento che adesso è in fase di pubblicazione su una rivista referata internazionale. Allora, questo è il primo apparecchio di Marconi, questo è il nostro con le vorticità, e qui abbiamo fatto una maschera di fase con un paraboloide, con un padellone come questo, e abbiamo impresso vorticità e l'abbiamo dimostrata. Qui siamo io e il professor Tidè di Uppsala, che indichiamo il punto della torretta dove abbiamo messo la trasmissione. Qui di solito ormeggiava Guglielmo Marconi con la sua Elettra, ed era venuta anche Elettra Marconi a darci una mano, e qua abbiamo fatto il segnale ricevuto. C'è stato uno show mediatico divertente che ci ha portato a prendere il titolo di copertina di Science News recentemente, non mi ricordo, a luglio mi sembra. Quindi ci sono delle conclusioni da fare. Astronomia e l'accademia, la ricerca, eccetera, non è che non serva un tubo. Guardate le applicazioni che possiamo avere da relatività, astrofisica, tutto il resto. Qui c'è un mondo nuovo nelle telecomunicazioni. Abbiamo già iniziato prospettive, telecomunicazioni più canali, e infatti cominceremo con uno spin-off a cominciare ad applicare queste cose al mondo reale. E con questo vi ringrazio.